La diocesi di Monreale piange la scomparsa di Monsignor Vincenzo Loduga. Si è spento all'età di 85 anni nella sua casa di Partinico, dove abitava con la sorella Teresa, a causa di un malore improvviso. Il prelato si è sentito male intorno alle 7:30 ed è crollato a terra. La sorella ha chiamato l'ambulanza del 118, che è intervenuta sul posto e lo ha trasportato nel vicino ospedale cittadino, ma per il parroco non c'è stato nulla da fare. Monsignor Vincenzo Loduga era stato ordinato sacerdote nel 1957 e dal 59 al 2007 era stato parroco a Trappeto, ricoprendo per tanto tempo anche il ruolo di arciprete della Chiesa Madre. Attualmente era rettore della chiesetta dell'Annunziata, sempre a Trappeto, e tutte le domeniche celebrava messa alle 9:30. Oggi i funerali. Carenza di personale, attrezzature e macchinari all'ospedale di Alcamo, problemi anche alle linee telematiche, si ripercuotono lentezze in quasi tutte le prestazioni. Le criticità emerse da un sopralluogo al nosocomio della deputata regionale Valentina Palmeri, constatati anche però dei miglioramenti. Complessivamente nell'ospedale si registrano alcuni miglioramenti grazie all'impegno profuso da parte dei vertici aziendali dell'ASP di Trapani e grazie anche all'impegno politico dello stesso gruppo del Movimento 5 Stelle, tradotto in atti parlamentari presentati sin dal nostro insediamento all'ARS, frequenti anche i tavoli di incontro in assessorato e le collaborazioni con i vertici dell'azienda, dell'ospedale e con lo stesso ex sindaco di Alcamo. Questo è il commento della deputata regionale del Movimento 5 Stelle Valentina Palmeri in esito al sopralluogo effettuato recentemente presso il pronto soccorso di Alcamo. Nell'ospedale però, aggiunge, persistono ancora delle problematiche. Continuano infatti le carenze di personale, mancano monitor, barelle e arredi, tutti i beni per i quali le gare sono in corso, ma la lentezza burocratica in capo all'azienda sanitaria è eccessiva, del tutto insufficienti i servizi ambulatoriali, specialistici e ospedalieri. In particolare, visitando informalmente i locali del pronto soccorso rinnovati di recente da lavori di ristrutturazione e riorganizzazione e compatibilmente con gli obiettivi limiti strutturali di base, la deputata regionale afferma di aver registrato nel complesso un miglioramento ed un riammodernamento anche dell'organizzazione attraverso l'implementazione dell'OBI autorizzata all'interno dello stesso, ma ancora non ufficialmente in funzione per la mancanza di personale medico, infermieristico e ausiliario dedicato. Quindi, rispetto al passato, quando il pronto soccorso era solo un PTE, adesso questo reparto sembra oggettivamente averci guadagnato. Il commento della Grillina. Per quanto riguarda attrezzature e macchinari, le due sale visite, di cui una attrezzata per il trattamento dei codici rossi, sono state dotate di monitor multiparametrici di ultima generazione, mentre si aspetta l'arrivo di due nuovi defibrillatori, uno per ogni sala visita, di cui si è fatta richiesta, ma tutt'oggi non sono ancora arrivati. Si è istituito il triage infermieristico, continua il resoconto della deputata, ma per il perfetto funzionamento mancano ancora i monitor nella sala d'attesa, in cui si evidenzia il numero di chiamata con i rispettivi codici di gravità. Ciò è fondamentale, dichiara la parlamentare regionale, perché i pazienti in attesa possono vedere in tempo reale quanti pazienti sono presenti in pronto soccorso, quanti devono aspettare in base al codice di gravità attribuito e se ci sono delle emergenze in corso. Quindi il triage, critica la Palmeri, al momento sembra che funzioni alla buona, non assolvendo il suo compito al meglio. Del resto credo che se si istituisce un servizio, questo deve essere messo nelle condizioni di funzionare in maniera ottimale prima ancora di farlo divenire operativo. Girando per i locali del pronto soccorso, quello che salterebbe subito all'occhio è la carenza oggettiva di arredi. Infatti mancherebbero sedie, scrivanie, computer, monitor, barelle, sedie a rotelle, già richiesti e sollecitati più volte. Un'altra problematica emersa e di non poco conto che evidenzia è data dalle linee telematiche, che talvolta risultano molto lente e che ritardano notevolmente le attività. Infatti ormai tutto è informatizzato, dalla registrazione del paziente al triage, alla richiesta di qualsiasi esame, prestazione o consulenza, alla compilazione del verbale di dimissione e quant'altro. Si tratta di rallentamenti, spiega, che causano non di rado tensioni e affollamento. In tutto ciò manca pure il servizio di sicurezza. Per quanto riguarda la cardiologia, si registra nel nuovo piano ospedaliero la perdita di 6 posti letto. Nei prossimi mesi sembra non si sappia di preciso come verrà riorganizzato questo reparto,
Probabilmente assumerà l'organizzazione di un servizio ambulatoriale, ma almeno per il momento rimangono ad Alcamo i medici di cardiologia. Nell'attesa che una nuova struttura ospedaliera ad Alcamo, più volte menzionata e di cui ancora tutt'oggi non abbiamo riscontro, diventi un giorno realtà, conclude la Palmeri, continueremo a ribadire che non si può accettare che un territorio con un bacino di utenza che può arrivare anche a 100.000 abitanti sia privo di un vero ospedale e servizi pubblici adeguati. Ai nastri di partenza il cantiere di servizio finanziato dalla Regione al Comune di Trappeto con 25.000 euro di fondi stanziati. Si parte mercoledì prossimo 8 luglio e dal lavoro saranno messi 8 trappetesi disoccupati e in difficoltà economiche. Usufruiranno per 3 mesi di un sussidio di circa 450 euro al mese. Saranno impiegati in attività di pulizia di ville, giardini, piazze e strade comunali. Al lavoro la Giunta Comunale guidata dal Sindaco Giuseppe Vitale, che sta stilando in questi giorni un programma dei lavori da svolgere e definendo anche l'incontro propedeutico alla consegna dei dispositivi di sicurezza. Domani, a scopo organizzativo, ci sarà al municipio un incontro tra gli 8 operai del cantiere lavoro e la stessa amministrazione comunale. Ad affiancare i disoccupati, il responsabile del servizio, il geometra Pietro Vitale, il quale insieme alla giunta illustrerà i dettagli e le condizioni del beneficio economico che verrà concesso. Saldi estivi al via, ad Alcamo si parte in sordina, a fine settimana con pochi acquisti, i commercianti si uniscono e mettono in campo un'iniziativa anticrisi, buoni sconto a chi fa acquisti oltre i 20 euro. I love shopping. Shopping! Let's go shopping! È una partenza in sordina ad Alcamo per gli sconti estivi. Partiti ufficialmente da sabato scorso, i negozi non sono stati affatto presi d'assalto e le vie del centro storico erano deserte o quasi nel weekend appena trascorso. A cercare di ravvivare questo momento di crisi profonda ci stanno pensando gli esercenti stessi, che hanno dato vita al progetto Shop, Alcamo Social Shopping, che prevede oltre al canonico sconto un ulteriore 10% effettuando un acquisto superiore alle 20 euro. L'idea è quella di invogliare proprio gli alcamesi a spendere nella loro città, facendo magari da richiamo anche ai potenziali consumatori, evitando che possano, come oramai da tendenza degli ultimi anni, spostarsi nei più attraenti centri commerciali. Il funzionamento è abbastanza semplice: quando si acquista un prodotto di valore pari o superiore alle 20 euro, viene consegnato un coupon che consente di ottenere uno sconto del 10% sul prezzo finale di un altro acquisto. Ovviamente l'iniziativa funziona nei negozi aderenti. Ad essere stato costituito un circuito di 33 negozi delle più svariate categorie merceologiche, dall'abbigliamento alle calzature, dai ristoranti, pizzerie e pub, alla cosmesi e cura del corpo, profumeria, per finire all'ottica e alla gioielleria. Gli esercenti si trovano tra le piazze Ciullo, della Repubblica e Mercato, sui corsi 6 aprile Generale Medici, via l'Europa e nelle vie di Azzamendola, 11 febbraio, Imperiale, Gammara, Vittorio Emanuele II ed anche ad Alcamo Marina. Gli esercizi aderenti sono facilmente riconoscibili perché espongono il marchio Shop Alcamo Social Shopping. L'elenco degli aderenti è consultabile sul sito www.shop.info. Il progetto è senza alcuna finalità di lucro e persegue solo finalità sociali. In particolare i commercianti e i ristoratori aderiscono gratuitamente all'iniziativa, che si propone di incentivare il piacere di vivere la città ed in città, nonché di attrarre e stimolare le iniziative che mirano a valorizzarla. I consumatori non snobbano i saldi, ma l'attenzione al portafoglio è sempre più forte e così alla fine lo scontrino alla cassa è più leggero di quello dell'anno scorso. Sembra essere questa la tendenza delle svendite estive. Secondo la Fismo Confesercenti, che ha realizzato un primo sondaggio tra i commercianti, l'avvio dei saldi estivi di quest'anno è in linea con quello dello scorso anno. I love shopping. Shopping! Oltre 50 metri di rifiuti abbandonati sul ciglio della strada con 4 cassonetti dati alle fiamme. Siamo in presenza di chi vuole aggravare una situazione di per sé già pesante, quella dello smaltimento dei rifiuti, che tiene sulle spine in prima persona il sindaco di Castelvetrano, Felice Errante. Nella via del Filo, prolungamento della via Errante Vecchia, prima di arrivare allo svincolo per Triscino o per la statale 115, una mano o più mani incivili hanno scaricato probabilmente a più riprese elettrodomestici, divani e quant'altro, dando poi alle fiamme i cassonetti. Nella stessa zona poco frequentata, nelle campagne che costeggiano la strada, cominciano a sorgere piccole discariche a cielo aperto. Netturbini incrociano le braccia questa mattina a Partinico, sono senza stipendio da 5 mesi, torna lo spettro dell'emergenza rifiuti, blitz della polizia, al via una verifica, si ipotizza l'interruzione di pubblico servizio.
E di nuovo tensione a Partinico per la mancata corresponsione degli stipendi ai lavoratori del lato rifiuti Palermo 1. Questa mattina sono tornati ad incrociare le braccia gli operatori ecologici che si sono dati appuntamento in piazza Municipio nel giorno in cui è tornato a riunirsi il Consiglio Comunale. Un malessere che serpeggia tra lavoratori che oramai da 5 mesi non ottengono più il pagamento dello stipendio. Inevitabili ripercussioni si verificheranno sul servizio di raccolta dei rifiuti in città, essendo al lavoro soltanto i mezzi e la manodopera messi a disposizione dalla ditta esterna Ecoburgus. Oltretutto questa mattina la polizia ha effettuato un blitz davanti al comune di Partinico, al vaglio l'ipotesi di un'eventuale interruzione di servizio pubblico. Gli agenti stanno verificando in che veste fossero i lavoratori che erano presenti davanti al comune a manifestare. Oramai la situazione è al collasso e le notizie che rimbalzano attorno alla società d'ambito sono tutt'altro che positive. L'ATO deve infatti ripianare debiti per quasi 20 milioni di euro all'AMIA, l'ex municipalizzata che gestiva la discarica di Bellolampo, come riconosciuto da una recente ordinanza del Tribunale Civile di Palermo. Nei giorni scorsi invece è arrivato l'ennesimo pignoramento nei confronti del lato Palermo 1. Proprio l'Ecoburgus, la società che ha garantito per lungo tempo alla società d'ambito diversi mezzi a noleggio per lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei 12 comuni del comprensorio, quindi Balestrate, Trappeto, Partinico, Borgetto, Montelepre, Giardinello, Terrasini, Cinisi, Carini, Torretta, Capaci, Isola delle Femmine, ha presentato un atto di ingiunzione al pagamento tramite il Tribunale di Palermo. Si tratta di una cifra pari a 2,6 milioni di euro, che sono solo una parte dell'intero credito contratto dall'Ecoburgus, che si aggirerebbe attorno ai 4 milioni. C'è stato un tentativo di incontro proprio questa mattina con i vertici della ditta esterna per cercare di farli desistere da questa azione forzata di recupero delle somme. Ennesima tegola quindi sul lato Palermo 1, oramai letteralmente travolto da questi debiti che nel tempo si sono accumulati non solo con le ditte private ma anche con le società e gli enti pubblici che gestiscono le varie discariche dove 12 comuni sono stati negli anni autorizzati a conferire. A sua volta diversi commissari che hanno governato l'ATO hanno lamentato i mancati trasferimenti delle somme dovute dai comuni e quindi questi ultimi invece hanno a loro volta accusato le gestioni commissariali di inadempienza del servizio, attivando quindi dei contenziosi. Sulla carta, l'ATO Palermo 1 dovrebbe sciogliersi il prossimo 15 luglio.